Ciao ragazzi, bentornati sulla mia scrivania. Oggi vi spiegherò come realizzare questo paio di orecchini per San Valentino. Questi orecchini sono composti da un cuoricino e da una freccia, realizzati con la tecnica del peyote e brick stitch. Come potete vedere, ne ho realizzate due versioni, una con la freccia completamente nera e un'altra con la freccia bicolor. Anche se preferisco questa versione, devo dire che indosso a me, che ho i capelli scuri, questa freccia completamente nera non si nota per niente, mentre il cuoricino rosso e nero è molto visibile. Quindi è per questo motivo che ho deciso di realizzare anche una freccia con delle perline rosse. Spero che questa idea vi piaccia e vi lascio al tutorial. Ciao! Utilizzerò delle Delica 110 nere, Delica 110 rosse, due aghi John James misura 12. Come filo utilizzerò un comune filo di nylon da 0,25 mm e poi avremo bisogno di tutto l'occorrente necessario per comporre gli orecchini, quindi due monachelle, delle perle a vostro piacimento e dei chiodini a 9. Per realizzare la freccia seguiremo questo schema che ho realizzato utilizzando il programma Easy Bead Patterns. Se non sapete come si realizzano gli schemi con questo programma, vi rimando a questo video in cui troverete una breve spiegazione. Realizzeremo questa freccia utilizzando esclusivamente la tecnica del brick stitch e niente, passiamo alle perline. Inseriamo un ago ad ogni estremità del filo. Inseriamo due delica rosse e portiamole a metà del filo. In questo modo. A questo punto, utilizzando l'ago di destra, rientriamo nella seconda perlina in questo verso. Tiriamo il filo e le perline si andranno a disporre in questo modo, una sopra l'altra. Ora inseriamo 14 delica rosse e una delica nera e portiamole vicino alle perline già inserite. A questo punto, utilizzando sempre l'ago di destra, dobbiamo lavorare una perlina per volta. Quindi ci avviciniamo una delica e rientriamo con l'ago in questo verso e tiriamo il filo. La perlina si andrà a disporre sopra le due perline già inserite. Avviciniamo una nuova delica e sempre con l'ago di destra ripetiamo questo passaggio. Ecco qui, abbiamo inserito anche la quarta delica. Continuiamo avvicinando la quinta delica rossa e rientrando con l'ago di destra in questo verso. Ecco qui. Avviciniamo la sesta delica rossa e rientriamo in questa perlina utilizzando sempre l'ago di destra. E continuate con questo procedimento fino a terminare tutte le perline che avevamo inserito in precedenza. Ed eccoci qui, ho ottenuto una colonnina composta da 17 delica, 16 rosse e una nera. A questo punto iniziamo gli aumenti al brick stitch. Il filo si trova ad uscire da questa delica nera. Inserisco due delica nere sul lago e devo far passare l'ago sotto al filo che congiunge la prima e la seconda delica rossa e tiro il filo. A questo punto rientro in questa delica nera andando dall'interno verso l'esterno e tiro bene il filo. Dopodiché rientro nella delica nera successiva andando dall'esterno verso l'interno e poi rientro nuovamente all'interno di questa delica andando dall'interno verso l'esterno. Ecco qui il risultato. Ora devo inserire una delica rossa e devo far passare l'ago sotto al filo che congiunge le due delica rosse successive. Quindi devo far passare l'ago in questo punto.
tiro il filo e poi rientro nella delica rossa appena inserita andando dall'interno verso l'esterno e tiro bene il filo. Inserisco un'altra delica rossa e faccio passare l'ago sotto al filo che congiunge le due deliche rosse successive. Tiro il filo e rientro all'interno della delica appena inserita. Inserisco una delica nera e faccio passare l'ago sotto al filo che congiunge le due deliche rosse successive. Tiro il filo e rientro con l'ago all'interno di questa delica nera appena inserita. Con questa stessa tecnica dovrò inserire altre 11 deliche nere. Dopo aver inserito 2 deliche nere, 2 deliche rosse e 12 deliche nere, inseriamo una delica rossa e rientriamo in questo modo nella delica rossa sottostante e tiriamo il filo. Dopodiché camminiamo con il filo all'interno delle perline fino ad uscire da questa delica rossa appena inserita. A questo punto inseriamo un'altra delica rossa e rientriamo in questo verso nella delica rossa di partenza. Ecco qui. E per consolidare questa operazione rientriamo nuovamente all'interno di queste ultime due perline rosse. Eccoci qui. A questo punto giriamo il lavoro sotto sopra per comodità. Il filo si trova ad uscire da questa delica rossa. Andiamo ad effettuare un nuovo aumento al brick stitch inserendo una delica rossa e una delica nera. Dobbiamo far passare l'ago sotto al filo che congiunge la seconda delica rossa e la prima delica nera. Tiriamo il filo, dopodiché rientriamo nella delica nera andando dall'interno verso l'esterno, nella delica rossa andando dall'esterno verso l'interno e poi di nuovo nella delica nera andando dall'interno verso l'esterno della lavorazione. Ora inseriamo una delica nera e facciamo passare l'ago sotto al filo che congiunge la prima e la seconda delica nera del giro precedente. Tiriamo il filo e rientriamo in questa perlina appena inserita andando dall'interno verso l'esterno della lavorazione. Camminiamo con il filo all'interno delle perline fino ad uscire da questa delica rossa con il filo che va verso l'esterno della lavorazione. Eccoci qui. Giro di nuovo il lavoro per comodità. A questo punto inseriamo una delica rossa e una delica nera. Facciamo passare l'ago sotto al filo che congiunge la delica rossa e la delica nera del giro più esterno. Tiriamo il filo. Rientriamo nella delica rossa andando dall'interno verso l'esterno. Rientriamo nella delica nera andando dall'esterno verso l'interno e poi rientriamo nuovamente all'interno della delica rossa. A questo punto inseriamo una delica rossa e rientriamo nella delica rossa di partenza andando nel verso opposto rispetto a quello da cui esce il filo e tiriamo il filo. Poi rientriamo all'interno della delica rossa appena inserita. Rientriamo di nuovo all'interno della delica rossa di partenza e di nuovo all'interno dell'ultima delica rossa per consolidare quest'ultimo passaggio. A questo punto inseriamo un'altra delica rossa ed effettuiamo la stessa operazione
che abbiamo effettuato adesso. Quindi rientriamo nella deliga rossa di partenza andando dal verso opposto rispetto a quello da cui esce il filo e poi rientriamo una seconda volta all'interno delle perline appena inserite per consolidare il lavoro. Eccoci qui, in questo giro più esterno abbiamo una deliga nera e tre deliga rosse. Giro il lavoro per comodità. In quest'ultimo passaggio dovrò fare un altro aumento al brick stitch inserendo tre deliga nere. Inserisco le prime due deliga nere e faccio passare l'ago sotto al filo che congiunge la seconda e la terza deliga rossa. Tiro il filo, rientro in questa deliga nera andando verso l'esterno e tiro bene il filo. Poi rientro all'interno di quest'altra deliga nera andando dall'esterno verso l'interno e poi rientro nuovamente all'interno di questa deliga nera. Inserisco una deliga nera. Faccio passare l'ago sotto al filo che congiunge la deliga rossa e la deliga nera. Tiro il filo e rientro all'interno della deliga nera appena inserita. In questo modo ho completato metà della coda della nostra freccia. Ora invece realizziamo la punta della nostra freccetta. Per iniziare gli aumenti al brick stitch dobbiamo uscire con il filo dalla seconda deliga nera del giro più esterno. Inseriamo due deliga nere e facciamo passare l'ago sotto al filo che congiunge le due deliga rosse del giro più esterno. Tiriamo il filo e poi ripetiamo i soliti passaggi. Quindi rientriamo in questa deliga nera andando dall'interno verso l'esterno e poi nella deliga nera che gli sta accanto andando dall'esterno verso l'interno. E nuovamente all'interno di questa deliga nera. Ora inseriamo una deliga rossa e facciamo passare l'ago sotto il filo che congiunge la deliga rossa e la deliga nera successiva del giro più esterno. Tiriamo il filo e rientriamo all'interno della deliga rossa appena inserita. Inserisco una deliga rossa e una deliga nera e faccio passare l'ago sotto il filo che congiunge la deliga nera e la deliga rossa più esterne. Tiro il filo, rientro nella deliga rossa appena inserita andando verso l'esterno, rientro nella deliga nera che gli sta accanto e poi di nuovo nella deliga rossa. Inserisco un'altra deliga rossa e rientro nella deliga rossa che ho inserito nel passaggio precedente, rientrando nel verso opposto rispetto a quello da cui esce il filo. Passo nuovamente il filo all'interno di questa deliga appena inserita e nella deliga rossa precedente per consolidare il lavoro. Mi muovo con il filo all'interno delle perline fino ad uscire da questa prima delica nera con il filo che va verso l'esterno. Andiamo ad effettuare un ulteriore aumento al brick stitch, quindi inseriamo due delica nere. Facciamo passare l'ago sotto al filo che congiunge le due delica rosse del giro più esterno. Tiriamo il filo e andiamo a ripetere i soliti passaggi che effettuiamo per fissare queste nuove due perline. È la volta di una deliga rossa, la inseriamo e rientriamo con l'ago all'interno della deliga rossa del giro sottostante, andando dall'esterno verso l'interno della lavorazione. Ecco qui. Dopodiché ci muoviamo con il filo all'interno delle perline fino ad uscire da questa seconda deliga nera.
Andiamo a realizzare l'ultimo aumento al brick stitch inserendo due deliche nere. Il filo si trova ad uscire da questa seconda delica nera del giro più esterno, rientriamo nella delica rossa che gli sta accanto, andando dall'esterno verso l'interno della lavorazione. Tiriamo il filo, ripassiamo all'interno delle perline appena inserite per consolidare il lavoro. In questo modo abbiamo completato solo metà della nostra freccia e dobbiamo ripetere adesso gli stessi passaggi in modo speculare per completare il nostro schema. E questo è il risultato. Prima di fermare i fili, ricordatevi di realizzare una solina in questo punto utilizzando 5 o 6 delica misura 11-0 o delle rocaille 15-0. Ecco qui.